Buonasera e benvenuti alla cerimonia di premiazione del premio Inge Feltrinelli. Eh, grazie di cuore per essere qui, grazie a chi ci segue via streaming. Eh, diciamo che c'è una certa emozione per essere arrivati alla fase finale di questa iniziativa, un'iniziativa che è stata concepita, organizzata in tutte le sue articolazioni dalla nostra fondazione con il supporto attivo di tutto il gruppo Feltrinelli. E quindi non posso far passare un secondo di più, devo assolutamente subito ringraziare tutte le collaboratrici, tutti i collaboratori che si sono cimentati in questa impresa, eh, che abbiamo pensato, concepito ormai un anno fa e voglio ringraziare appunto eh, chi ha contribuito a seguire questo progetto con eh, passione, con intensità, con grande cura, con grande impegno. Voglio eh, anche ringraziare la nostra giuria, una giuria composta da amici di Inge, eh, autori eh, di tutto il mondo, editori, eh, giornalisti, eh, rappresentanti di... Eh, organizzazioni umanitarie e eh, voglio ringraziare chi ha colla collaborato attivamente a questo progetto cioè le scuole, come sapete una categoria di premiati sarà proprio dedicate, dedicata a una, a una classe di una scuola secondaria abbiamo chiesto a loro quali sono diciamo, i diritti che richiedono di avere nella società di domani voglio ringraziare gli editori che con grande disponibilità hanno collaborato a questo premio, sottoponendoci eh, tantissimi libri, molti dei quali molto belli, molto intensi, questo ha reso molto difficile la scelta. E poi voglio ringraziare alcune istituzioni come eh, l'Associazione Italiana di Editori, eh, Book City e eh, la scuola per Librai. Umberto Elisabetta Mauri. Um, sono passati ormai quasi cinque anni dalle morti di Inge e non posso non dire quanto sarebbe eh, felice di vedere tante amiche, tanti amici, tanti ehm, scrittori, scrittrici e eh, tanti, tanti giovani eh, questa sera per questo premio a lei intitolato che si schiera in favore dei diritti e per una cultura libera. Sarà una serata anche di festa naturalmente, ma non possiamo prescindere anche per i contenuti di questo premio dal contesto storico che stiamo attraversando con una guerra in Europa che da oltre un anno ha preso la scena in maniera deflagrante. L'intervento russo... Eh, contro diciamo, la popolazione ucraina è qualcosa che ci ha scaventato in una dimensione che pensavamo di non conoscere o pensavamo eh, di aver dimenticato. È una dimensione che travolge eh, sul campo mezzi, uomini, che eh, strazi, eserciti, che eh, distrugge edifici, case e che costringe alla fuga milioni di persone che sono diventati profughi. È eh, inevitabile per me pensare come Inge avrebbe vissuto questa stagione, eh, lo penso con sgomento. Eh, sapete tutti che Inge ha avuto l'infanzia, diciamo trascorso l'infanzia durante la seconda guerra mondiale, durante il nazionalsocialismo, eh, ha perso di fatto il padre a otto anni che ha dovuto scappare eh, negli Stati Uniti per eh, salvarsi dalla persecuzione contro gli ebrei. Tutto questo detto, è giusto, purtroppo è giusto dire che questa eh, guerra di cui oggi parliamo al singolare è solo una delle tante che si consumano eh, nel nostro pianeta in questo momento. Io penso che questa epoca sia caratterizzata davvero di un attacco ai diritti civili su ogni latitudine in forme diverse. Penso... Ai confini spinati della nostra Europa, penso a, a, ai migranti che lavorano nelle campagne del nostro mezzogiorno, penso al velo e al cappio che viene imposto dai regimi repressivi, eh, ehm, e penso, a, diciamo, a, alle giovani ragazze e alle giovani donne che non possono in quei paesi accedere all'istruzione, alla scuola, all'università. Così come penso al cataclisma eh, del continente africano, eh, oggi diciamo, ancora più drammatico per la situazione della, del cambio di clima, per la mancanza di acqua e quindi penso ai milioni di persone che vivono in condizioni di povertà assoluta e disumana. Eh, se tutto questo è vero... E se quindi viviamo in un mondo insopportabilmente inospitale, eh, non, non può esistere la possibilità di voltare la testa dall'altra parte. Soprattutto non può esistere per chi eh, si ostina a denunciare, a documentare, a mettere la faccia, a mettere eh, la propria penna, il proprio sguardo, la propria voce al servizio eh, di chi subisce suprusi e sopraffazioni. Questo è in qualche modo lo spirito che ha animato il premio Inge Feltrinelli Raccontiamo il mondo e difendere i diritti, eh, cioè quello di raccogliere le voci eh, che fanno inchieste sui diritti volati, violati, che fanno da megafono a, a umanità eh, ferite che spesso non trovano le parole per raccontarsi. Eh, con questa prima in questa prima edizione del premio Inge Feltrinelli abbiamo raccolto eh, storie praticamente da ogni angolo del mondo, eh, la Liberia, la sua guerra civile, eh, Kabul, e la paura di vivere sotto la pressione eh, di un regime come quello talibano, eh, il, il mondiali di calcio in Qatar con i stadi costruiti eh, sui cadaveri di migliaia di lavoratori, eh, i bordelli, il mercato delle prostitute in, Am in Olanda, il, il Kenya e il mercato eh, delle maternità surrogate. Sono solo degli esempi che ci vengono da scrittrici, eh, croniste, fotoreporter, che ci raccontano con cura e coraggio qualcosa che scalfisce in qualche modo la nostra indifferenza, che mette a nudo eh, le nostre contraddizioni, che eh, in qualche modo eh, diventa eh, in, insopportabile per eh, i poteri e anche per il nostro quieto vivere. Eh, tutto questo eh, penso che faccia parte o sia molto coerente con lo spirito che ha animato Inge Feltrinelli. Io ho sempre pensato che lei fosse, magari la definizione non le sarebbe piaciuta, ma ho sempre pensato che lei fosse una protofemminista non dichiarata e forse anche inconsapevole. Però tutta la sua biografia in qualche modo racconta questo. A partire da quando a vent'anni, nel 1950, lasciò la piccola Gottinga, per eh, partire con la sua bicicletta gialla, eh, avventurandosi nel mondo solitaria, inventandosi una, eh, un mestiere che non aveva mai fatto, cioè quello della fotoreporter. E poi, eh, nella sua dimensione, che abbiamo conosciuto di editrice, di promotrice di cultura, diciamo la sensibilità, l'attenzione che sempre ha sempre avuto alle situazioni controverse, ai punti caldi, delicati del mondo. Eh, in qualche modo l'auspicio con questo premio di dare un piccolissimo, piccolissimo contributo a quel processo lento, eh, ma speriamo inarrestabile, che toglie eh, barriere materiali e immateriali eh, alle donne eh, che eh, in qualche modo hanno difficoltà a prendere... Eh, parola, eh, prendere pubblica parola che, mh, eh, a, a quegli ostacoli che impediscono eh, diciamo, la realizzazione professionale, il riconoscimento economico e la piena espressione della propria identità da parte delle donne. Inge è stata, eh, penso si possa dire, senza diciamo essere patetico in quanto figlio, è stata una donna estremamente coraggiosa, estremamente indipendente, casinista, rompiscatole, eh, come posso dire, ehm, con uno sguardo ehm, anticonformista e siamo qua in fondo per eh, testimoniare ancora una volta il senso della sua eredità che ci ha espresso con tutto il suo entusiasmo e tutta la sua gioia di vivere. Eh, il punto è appunto pensare alla cultura come qualcosa che crea dei ponti, che crea dei varchi e dove eh, i libri, i libri eh, la scrittura, le storie, le immagini sono ingredienti diciamo, fondamentali per ingaggiare battaglie civili che possono traghettare la nostra umanità verso un futuro più decente e più giusto. Io voglio davvero ringraziare tutte le nostre ospiti che vengono da diverse parti del mondo. Ringrazio voi di cuore per essere qui e vi auguro una specialissima serata. Grazie. Grazie al nostro presidente Carlo Feltrinelli, buonasera anche da parte mia a tutte e a tutti, a tutti voi che siete qui in Viale Pasubio a Milano e a tutti eh, coloro che ci stanno seguendo attraverso i canali digitali e social della Fondazione Feltrinelli. Quando con il gruppo Feltrinelli e la squadra della Fondazione abbiamo cominciato a pensare ormai diverso tempo fa a questo premio, abbiamo voluto ricordare Inge Feltrinelli con un progetto che da un lato potesse avere la forza di omaggiare la sua inesauribile curiosità, il suo ruolo di innovatrice nel mondo editoriale, il suo impegno per una cultura libera e senza muri. L'abbiamo voluto anche fare questo progetto perché possa riuscire a far riflettere sulla ricerca di punti di vista non convenzionali, sul bisogno di ereditare l'idea che i libri, le storie, le immagini siano fatte per sconfinare per smuoverci, per porre eh, grandi temi politici e civili a tutti noi. Questo obiettivo è stato condiviso dalla giuria che è stata anticipata dal presidente internazionale, che abbiamo raccolto attorno a noi e che vi eh, racconto. La giuria è composta da Carlo Feltrinelli, dalla nostra amministratrice delegata Alessandra Carra, dalla premio Nobel Erta Müller, da Simone Agnello Orbi, da Buran Sonmetz, presidente del PEN International da Jorge Herralde, editore e scrittore spagnolo, da Christoph Franz Mayer, dal giornalista Ezio Mauro, dalla giornalista Simonetta Fiori, da Lucia Nunziata, dal portavoce di Amnesty International Riccardo Nuri, da Cecilia Strada e dal professor Franco Lorenzoni. Questa sera premiamo voci femminili eh, e nuove generazioni che hanno saputo fare della parola un veicolo di partecipazione civile uno strumento di difesa dei diritti, un motore di trasformazione. Autrici, giornaliste, inviate, che adottando linguaggi diversi hanno guardato alla difesa dei diritti da tre diverse angolature. I libri, le inchieste giornalistiche e per i ragazzi delle scuole italiane il podcast. Ce ne rendiamo conto tutti i giorni, la strada dei diritti è in continua costruzione, è sempre sottoposta al rischio di involuzioni e di arretramenti. Oggi è l'8 marzo, giornata, la giornata migliore per sottoporvi alcuni dati sull'occupazione femminile. Secondo l'ultimo report della Banca Mondiale, solo 14 paesi su 190 hanno leggi che riconoscono alle donne gli stessi diritti sul lavoro rispetto agli uomini. Nel 2022 sono state registrate solo 34 riforme legate alle politiche di genere in solo 18 paesi. Per azzerare il divario tra uh, uomini e donne a livello planetario eh, servirebbero 1549 riforme, davvero un'enormità e forse non basterebbero. Un mondo ancora tanto sbilanciato può evolvere solo grazie all'impegno di tutti. Dobbiamo demolire stereotipi e promuovere pari diritti e opportunità. Ed è con questo spirito che è nato il premio Inge Feltrinelli alla sua prima edizione e in ciascuno dei libri, dei racconti, delle inchieste nei quali scorreremo questa serata c'è una giustizia poetica, una radicalità che noi vogliamo portare avanti nel nome di Inge Feltrinelli. Noi non da soli, non gruppo Feltrinelli e non solo Fondazione Feltrinelli, ma assieme, come ha citato Carlo, all'AIE, all'Associazione Italiana Editori a Buxiti Milano, alla scuola di librai Umberto e Elisabetta Mauri ed il premio ha anche il patrocinio del Ministero dell'Istruzione e il sostegno di eh, Fondazione Cariplo. Allora, a questo punto Simonetta. Simonetta Fiori, mi puoi raggiungere per favore? Simonetta Fiori, giornalista della Repubblica, membro della giuria. Buonasera del premio Inge Feltrinelli. Eh, con Simonetta eh, vediamo un pezzo di un lavoro che Simonetta ha condiviso con Luca Scarzella, un lavoro che ehm, abbiamo voluto intitolare Inge Film, un videodocumentario prodotto nel 2010, un viaggio nella vita di questa grande donna. Vi proponiamo un breve estratto di due minuti e poi lo commentiamo assieme. Io arrivava a Hamburgo da Ghana e ho chiamato mio amico Rowold e dice fantastico che sei tornata perché questa sera abbiamo qui un ospite da Italia, tu sai, l'editore di Dr. Scivago. E come sono queste feste quando tu arrivi un po' dopo, la gente ha già mangiato, si hanno già consolidato, consolidato i gruppi e c'era uno con baffi e occhiali, solo. «Ah, lei è Gian Giacomo Fettinelli, io so tutto di lei». Cioè, «Come?» «Ho fotografato la sua madre a New York». Cioè, «Come?» «Al ballo del Duca di, di Vinza». Già l'ha capito che, fatto una gaffa totale, la faccia diventava assolutamente grigio. E lui parlava perfettamente tedesco. E detto «Cosa farei adesso?» E «Vado a vedere a...» uh, a Helsinki, a Oslo, a Stoccolma, tutti gli editori del Scivago. E dopo vado al Polo Nord con la mia tenda. Ah, dico, questo uomo è un momento interessante. Alla fine, come io sarete tardi, siamo stati anche ultimi a partire, e ho detto: Io posso fare un passaggio la mia macchina. Ho portato a Hamburgo e lui stava al più bello albergo di Hamburgo le quattro stagioni, sul Alster, il lago e c'era una panca in fronte sull'acqua, qui c'era l'albergo, c'è strada, panca, lago, tac, l'ho messo sulla panca e ho parlato fino alla mattina dopo, così è cominciato tutto. Così è cominciato tutto. Ci vuoi raccontare che Inge hai eh, conosciuto? Eh, Cos'è stato il vostro incontro? Cosa ti ha lasciato? Inge, era, uh, Inge Feltrinelli è una donna uh, libera e, e lo dimostra anche questa testimonianza sull'incontro con Gian Giacomo. Um, prima dell'incontro con Gian Giacomo esisteva già Inge Shental, era una fotoreporter riconosciuta. E, come diceva prima Carlo, ha incarnato i diritti, tutto il vissuto eh, di Inge Feldinelli è stato nel segno dei diritti. E questo tu lo percepivi immediatamente, conoscendola, parlando con lei, eh, questa eh, ragazza che giovanissima lascia una città di provincia della Bassa Sassonia per andare nel mondo, superare tutte le barriere, i confini, i confini geografici, i confini culturali, i confini mentali. Eh, tutto questo eh, è stata Inge e, e, e te, lo, te lo trasmetteva. Eh, senza, senza troppi ragionamenti te tra, eh, lo trasmetteva istintivamente, affidandoti le, tue, le sue storie con grande generosità eh, storie che dimostravano il coraggio. Io poi vorrei riprendere anche il discorso che ha fatto Carlo. Eh, ho sempre pensato che la sensibilità di Inge nei confronti dei diritti scaturisse dalla sua storia. Personale molto particolare perché lei nasce in Germania nel 1930, tre anni prima dell'avvento di Hitler, ed è figlia di padre ebreo, quindi esposta. Alla, alla brutalità, alla ferocia della persecuzione e riesce ad attraversare indenne eh, questi anni terribili grazie al fatto che il padre si allontana, eh, scappa, va in, arriva in America e la mamma di Inge si avvicina sentimentalmente a un ufficiale della cavalleria tedesca eh, che protegge la sua compagna e protegge quella figlia mezza ebrea. Eh, nel 1945 c'è questo risveglio terribile, a 15 anni Inge Feltrinelli acquista consapevolezza della storia passata, della storia tragica, delle persecuzioni e, e deve misurarsi con un presente mo molto duro, eh, un presente di, 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 di povertà, di miseria. Io credo che questo suo vissuto nel duplice segno del privilegio e del benessere, poi della, della difficoltà, della miseria, Abbiano lasciato, abbia lasciato una traccia profonda, per cui lo scandalo della diseguaglianza non l'ha mai lasciata indifferente. E posso dire che sempre in Inge Film le ricorda queste sue passeggiate in bicicletta vicino ai campi di prigionia, ricorda questo odore della morte, l'odore della morte che la borghesia tedesca non poteva ignorare e le denuncio la società tedesca non poteva non sapere che cosa accadeva in quei campi io penso che Inge Feltrinelli non ha mai fatto finta di non vedere e di non sapere grazie simonetta grazie mille allora adesso chiamo Un'altra scrittrice sul palco, una scrittrice che ci accompagnerà uh, nei uh, tre uh, premi, perché si chiama premio, ma in realtà sono tre i premi che diamo questa sera, una scrittrice che ha scritto, aspetta che ti prendi l'applauso, eh, allora facciamoglielo. <ride> Elena Janecek. <ride> Ho già sbagliato, ah, ho già capito che ho già sbagliato. Che ha scritto un, un libro famoso per aver scritto, ah, per aver scritto tanti libri, no, però no, giustamente, non, non come dice lei, un libro su una foto reporter, cioè la ragazza della Leica con la quale ha vinto il premio strega nel 2018, giusto? Sì, e, e devo dire che la cosa, intanto grazie di essere qui, grazie di avermi voluto in questa, in questa veste inusitata per me. Eh, mh, quello che, che riconosco in Inge Feltrinelli è questa... E nella protagonista del, del libro che mi ha portato fortuna, che era anche lei, un'ebrea tedesca, è eh, questa grandissima voglia di vivere nonostante tutto. No? Inge ci ha insegnato a, a mettere l'arancione, il giallo, quando nessuno lo osava ancora fare. No? E, e, e questi due lati secondo me vanno insieme. Cioè il, il, anche questo bellissimo uh, spezzone che abbiamo visto con, che si. Con quest'immagine finale dell'incontro tra Inge e Gian Giacomo è stupendo perché sconfinare è anche questo, no? E, e quindi sono felice che mi abbiate come primo compito della serata mh, affidato. L'onore di ricordare un amico di Inge Feltrinelli, un amico di tutti quanti, un membro della famiglia alla quale io devo appunto il successo del mio ultimo libro, Achille Mauri, che ci ha lasciato da poco. E che come Inge è stato un uomo, uno sconfinatore, un uomo che ha viaggiato nel, nel mondo, ha viaggiato uh, nei libri. Scritti da lui in quelli accuditi, ha conosciuto, frequentato intellettuali, ma anche personaggi di ogni genere: Gaucio Sargentini, campioni dello sport, sempre curioso, sempre aperto, eh, sempre pieno di una ricerca di, di umanità nelle cose che faceva. E quindi. Eh, non però bisogna, non posso però dimenticare che è stato il presidente delle Messaggerie Italiane, della scuola eh, Librai Umberto e Elisabetta Mauri e dell'associazione Fabio Mauri per l'arte, come si chiama? L'esperimento del mondo. Quindi, Quindi ringraziamo la famiglia Mauri per le foto che state vedendo di Achille, peraltro grandissimo amico di Inge Feltrinelli e compagni di molte Marachelle e eh, io eh, lo, volle, lo vorrei assieme a tutti voi salutare con le sue parole Elena. Certo, prego. Scrive così, io immagino un al di là fatto qui, fra di noi, con la gente che non si deve allontanare o andare da nessuna parte. Lo immagino come una biblioteca in cui gli altri sono i volumi che uno può leggere o non leggere, uscendone quando gli pare per andare in altri volumi. Non ci si può fidare solamente della propria intelligenza. Spesso la propria intelligenza è un inganno. Bisogna andare oltre, aprirsi, collaborare all'intelligenza del tempo. Un saluto ad Bellissimo. Achille Mauri. un premio, tre premi. Un premio trino, un premio trino. Il primo eh, premio che vi presenteremo e quindi che aggiudicheremo è eh, della categoria Diritti in pratica, cioè il premio Diritti in pratica premia la migliore idea progettuale per la realizzazione di un podcast d'inchiesta sul tema dei diritti umani, selezionata attraverso una call nazionale aperta alle scuole secondarie di secondo grado, che sono presenti in sala, fate confusione. <ride> Quindi la cinquina delle scuole che eh, eh, è arrivata dopo una lunga selezione alla cerimonia di premiazione è in sala, noi percorreremo le i cinque lavori, le cinque sceneggiature di questo podcast e vedremo chi vincerà. La seconda categoria, il secondo premio intitolato diritti violati è la categoria riservata a giornalisti e autrici di reportage fotoreportage apparsi su riviste internazionali, quindi reportage già pubblicati ma non in Italia, che la Fondazione Fettrinelli si impegna a tradurre e a proporre al pubblico italiano. La terza categoria, diritti in costruzione, sono i libri, li vedete qui, i cinque finalisti. Cioè raggruppiamo opere di fiction e non fiction già pubblicate in Italia nell'ultimo anno, quindi la condizione era di essere state pubblicate negli ultimi 12 mesi, capaci di accendere i riflettori sulle nuove domande di riconoscimento che emergono dalle società contemporanee. Allora, um, Elena, parliamo di diritti. Ci introdurremo nei cinque libri, nei podcast dei ragazzi, nelle inchieste delle giornaliste, ma uh, abbiamo uh, il privilegio di avere un contributo video su una situazione calda, caldissima, eh, perché dicevamo poco fa che per cambiare il mondo serve proporre idee nuove, raccontare storie, raccogliere e amplificare le voci di chi fa inchiesta sui diritti mutilati, fare da ai, megafono ai perseguitati, alle richieste di aiuto che arrivano tanto dalle democrazie quanto dai luoghi. Ed è qui che noi arriviamo in apertura di questa serata dove la democrazia non riesce a insediarsi. E con tutti voi vogliamo far partire questa sera da questa cerimonia di premiazione un segnale di profonda solidarietà verso chi lotta a prezzo della propria vita per i diritti di tutti noi. E cominciamo eh, con una storia che ci racconta Elena, cioè la storia di Ala Abdel Fattah. Allora, è una storia molto emblematica molto importante, quella di Alaa Abdel Fattah, eh, noto eh, come Allah e basta perché è stato uno degli, degli animatori, mh, una delle menti della rivoluzione di piazza Tahrir e dunque di tutta la primavera araba. E l'ha fatto attraverso eh, non solo la non violenza delle azioni, ma l'incisività delle parole scritte e consegnate a un blog. Eh, quindi eh, grazie a questo suo oh, lavoro di, di, di intellettuale, di attivista intellettuale, di uomo di parole e eh, dissidente, il regime odierno di eh, Al-Sisi lo, lo ha eh, incarcerato sin dal 2019 con condizioni assolutamente... I, i, Zero rispetto dei basilari diritti che, che spettano anche ai carcerati. E questo ha fatto sì che dall'aprile 2022 Alà ha cominciato a usare il mezzo di protesta non violento per eccellenza, lo sciopero della fame che ha continuato a fare in, in, in modo ancora più radicale, smettendo di bere, a ridosso della grande conferenza inter mondiale sul clima, la COP27 a Sharm el-Sheikh, del novembre dell'anno scorso. Dove sostanzialmente ha rischiato proprio di, 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 di spegnersi e non se, se ne ebbero più notizie. In quel momento, però, proprio nella sua fragilità e invisibilità, quest'unico uomo ha attratto gli occhi del mondo anche tramite eh, la sorella. Gli occhi del mondo non su di sé. Gli occhi del mondo sulla condizione in primis dei 60 circa mila eh, detenuti politici nelle carceri del regime egiziano e dunque eh, su una delle battaglie eh, fondamentali dei diritti. E eh, si è fatto portavoce, eh, coraggiosissimamente anche lei ha preso la fiaccola di suo fratello, la sorella Mona Seif, eh, da, dalla quale abbiamo ottenuto un video che eh, ci piace farvi vedere subito. Un brevissimo video e quando l'abbiamo visto tutta la storia che Elena ci ha raccontato, ma soprattutto le parole della sorella... Mona Saif che adesso ascoltiamo hanno risuonato nel nostro animo um, ha risuonato nel nostro animo l'esperienza di Giulio Regeni ascoltiamo Hi everyone uh, I'm Mona, Alea's sister I'm here in Egypt to visit him uh, I, I last visited him in September so it was during his hunger strike um, which was the last time I was here in Egypt Um, so the last time Ale was allowed uh, lawyers, his lawyers to visit uh, was in March 2020. Um, so it's almost now three years since he was la last allowed um, any consultation time with his lawyers. Additionally, as uh, you, you are all aware, he has not yet been allowed any consular visit or consular assistance. Um, it's been 14 months now um, of the Egyptian authorities blocking any attempts and any requests for consular access. Uh, which says a lot, not just about the Egyptian regime, but it also says a lot about the UK government and their failure to secure such basic, basic rights uh, for one of their own citizens and nationals imprisoned. In Egypt, which is an ally to uh, Britain. But I think it also says a lot uh, about the priorities of the British government and how the well being of, of their um, nationals abroad is not that high up in the list, especially when it comes to a country they are content on. Um, Continuing their trade deals and their investment uh, ventures and projects uh, going on smoothly, and so they don't want to uh, use any actual leverage they have um, to push for uh, a right as basic as consular access um, for Ale, despite getting better both emotionally and physically. He is growing once again impatient and angry at at the UK government's failure to um, push for any of his rights, and therefore he's growing more and more dismayed. He's growing more and more convinced that the UK government is not doing its best uh, for his protection and for his release. But I think the only thing we can do is maintain. Um, the pressure and maintain his story alive and maintain the nagging and the requests uh, on his behalf and on behalf of all political prisoners uh, unjustly detained in uh, Sisi's prisons in Egypt. See Da, da questa testimonianza viene fuori anche una cosa che non ho messo al fuoco nel fuoco prima, cioè che Ala uh, è cittadino britannico, cioè ha la doppia cittadinanza, cittadino e, e ovviamente come avete sentito... Mona eh, accusa il, il governo britannico, che, che è cambiato varie volte, di non aver mai veramente fatto la pressione necessaria. Eh, per liberare suo fratello e questo in qualche modo è anche una situazione eh, esemplare, eh, cioè che certo oh, ci sono persone tenute sotto scacco da regimi decisamente illiberali che però le, le democrazie, il mondo libero ha interessi e altre priorità e quindi la società civile, che noi è l'eredità di una società civile eh, forte. Che noi continuiamo stasera in nome di Inge Feltrinelli, ha proprio questo compito no? di, di, di stare lì, di, di, di guardare, di fare pressione, eh, ed è proprio in questo senso, in questo portare luce, fare pressione, che questo premio è stato creato. Eh, ringrazio Paola Caridi. Uh, scrittrice amica di Feltrinelli che è in sala, che ci ha aiutato a essere in contatto con la famiglia uh, di uh, Mona, Mona Seif e con la famiglia uh, di Ala. E ringrazio e saluto Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, membro della giuria del premio che è in sala e tutti gli attivisti di Amnesty International che lavorano ogni giorno, quotidianamente per quello che uh, ci ricordava uh, Elena. Colgo questa occasione anche per dirvi che eh, il gruppo Fettinelli e la Fondazione Fettinelli hanno deciso di ehm, proporre alle due vincitrici che scopriremo questa sera, che vinceranno un premio in denaro di 10.000 euro, di devolvere una quota parte di questo premio alle ONG che loro eh, indicheranno, che ritengono più eh, significative per l'opera eh, che eh, le hanno portate su questo palco. Ci sembra giusto uh, dare un piccolo ric riconoscimento non solo alla uh, poesia, alla lingua, alle inchieste, ai libri, ma anche agli attivisti, cioè a chi opera a rischio della propria vita nei contesti raccontati dalle uh, ragazze, dalle donne, dalle giornaliste, dalle scrittrici che avremo ospiti questa sera. Primo libro in gara. Sì. Primo libro in gara, aspetta. Lo devo dire io perché, come sanremo questa cosa? Primo libro in gara, diritti per la categoria diritti in costruzione, Prostitute in rivolta. Ecco. Ehm... Molly Smith e Juno Mac, Tamu Edizioni. Che cosa. Di che cosa parla questo libro? Allora, Juno Mack e Molly Smith, che sono entrambe eh, sex worker transfemministe, ci raccontano la realtà del lavoro di prostitute ed ex prostitute andando oltre due luoghi comuni: quello della donna salvata dalla strada e anche eh, quello della puttana felice o virtuosa. Ma resta comunque quello un lavoro mh, per ottenere le risorse di, di cui c'è bisogno per sopravvivere. Quindi il problema non è eh, il sesso, bensì un, co un contesto sociale che rende sistemico lo sfruttamento che con questo lavoro si accompagna. Possitudo in rivolta, quindi non è un memoir, ma un libro politico, plurale che invita alla presa di parola e risponde al desiderio di difendere il, i propri diritti oltre ogni moralismo. Se un lavoro è brutto non significa che non sia un vero lavoro. Quando noi sex worker insistiamo che il lavoro sessuale è lavoro, quello che intendiamo dire è che abbiamo bisogno di diritti. Non sosteniamo che il lavoro in sé sia bello o divertente o che sia un'attività innocente, né tantomeno che abbia un valore fondamentale. La nostra volontà di situare quello che facciamo all'interno del quadro dei diritti dei lavoratori non deve essere scambiata per un'approvazione incondizionata della nostra professione. Non è un tentativo di promuovere il capitalismo o di invocare un'industria del sesso più ampia e più florida. La gente pensa che lo scopo della nostra organizzazione sia di espandere il mercato della prostituzione in Bolivia, dichiara Juli Perez, rappresentante dell'associazione Onaem. In realtà, desideriamo il contrario. Per noi il mondo ideale è un luogo libero dalla disperazione economica che spinge le donne a entrare in questo ambiente. Non è compito delle sex worker scusarsi per ciò che la prostituzione è. Non dovremmo sentirci obbligati a difendere l'industria per poter affermare che meritiamo la possibilità di guadagnarci da vivere senza essere punite. Le persone non dovrebbero essere costrette a dimostrare che il loro mestiere ha un valore intrinseco per la società per meritarsi sicurezza sul lavoro. Non si può costruire una società migliore in cui il lavoro di più persone ha un valore più ampio e le risorse sono condivise in base ai bisogni di ognuno con la criminalizzazione, né lo si può fare trattando i bisogni materiali e le strategie di sopravvivenza di chi è ai margini come se fossero irrilevanti. Le sex worker chiedono che venga riconosciuta loro la facoltà di mostrare le difficoltà del proprio lavoro e addirittura di odiarlo. Ed essere ritenute ugualmente delle lavoratrici. Non è necessario amare il proprio lavoro per desiderare di non perderlo. Grazie a Francesco Alberici che ci proporrà delle brevi letture da ciascuno dei cinque eh, libri in gara. Um, ma cominciamo con il primo premio perché premieremo. Il eh, libro alla fine di questa serata. Nel frattempo, ci dedichiamo alle scuole, ai giovani, ai ragazzi, cioè la categoria diritti in pratica. C'è la sigla, hai visto? C'è la sigla, il cambio di luci, è come il grande fratello. Allora, diritti in pratica, ci sono cinque video eh, con i quali presentiamo i cinque candidati sono presenti, da Milano a Bari sono venuti da tutta Italia, e quindi so, fremono perché, vi devo svelare questa cosa, loro non sanno chi ha vinto. E, vedi, e quindi vogliono saperlo assolutamente. Il primo video che propone il primo lavoro, cioè la prima sceneggiatura della categoria diritti in pratica, è stato realizzato dalla quarta D del liceo scientifico Pasquale Stanislao Mancini di Avellino. Il progetto si intitola Punto a capo. Andare punto al capo è la scelta necessaria per ricominciare e dare vita ad un nuovo inizio. Per chi vive in aree di guerra o subisce ingiustizie, la ricerca della libertà è l'unico sogno possibile e la fuga è la scelta meno disperata. In un mondo che non presta la giusta attenzione alle sofferenze dell'umanità, noi ragazzi e ragazze della quarta D del liceo scientifico Mancini di Avellino vogliamo essere la voce di chi ha perso la propria. Il premio dedicato a Inge Feltrinelli, promotrice del sogno di una cultura libera, nutrita di umanità, è per noi l'opportunità di raccontare le storie di minori rifugiati che, tra ostacoli e pregiudizi, speranze e desideri, accolti nella nostra piccola realtà, ricominciano a vivere, punto a capo. Bravi. Elena, eccoci. Il secondo. Il secondo eh, si chiama Diritti e rovesci, tessere, genealogie, riprendere le maglie e continuare il lavoro ed è eh, stato realizzato dalla classe mh, quinta L del liceo statale Virgilio di Roma. Vediamo il video. prego. Fa paura cominciare da zero. Ha paura avvicinarsi al femminismo ed essere bollate come streghe, isteriche, esaltate. Anche dai nostri compagni, che dovrebbero essere quelli con la mente più aperta e più vicini alle nostre lotte. Siamo studentesse e studenti dello storico Liceo Virgilio di Roma e insieme al collettivo femminista Casa e all'Officina dei Saperi Potenziali, abbiamo deciso di partecipare al bando perché crediamo che per tenere viva la lotta transfemminista si debba prendere il testimone da chi ha già affrontato le nostre stesse esperienze. E ha lottato prima di noi. Vogliamo non dare per scontati i diritti che le altre hanno guadagnato per noi, ma individuarne anche i rovesci, gli ostacoli ancora da rimuovere, condividere le pratiche che si sono rivelate efficaci e quelle ancora da inventare. Fa paura, ma non stiamo cominciando da zero. Il terzo progetto in gara viene dall'Istituto professionale Modugno Servizi Culturali dello Spettacolo di Conversano, Bari, e si intitola Crescere tra i banchi. Vediamo la clip. Ciao, facciamo parte dell'Istituto Modugno di Conversano. Siamo i ragazzi della terza A di Servizi Culturali dello Spettacolo. Una parola per descrivere la nostra classe, una famiglia sciagurata e creativa. Abbiamo deciso di partecipare al premio Feltrinelli perché ci è piaciuta la presentazione della sezione diritti in pratica. Che diceva presa a poco, i ragazzi devono essere ascoltati. In classe abbiamo fatto dei lavori di gruppo, abbiamo detto la nostra. Siamo confrontati con diverse realtà del territorio che propongono diversi modelli di scuola. <ride> No. Abbiamo deciso di lavorare sul diritto allo studio. Il nostro podcast si intitola Crescere tra i banchi. Abbiamo immaginato la scuola che vorremmo, aperta a tutti. Infatti vorremmo continuare questo progetto. Perché abbiamo le nostre idee sul diritto allo studio. Davvero volete sentire la nostra voce? Complimenti. Infine abbiamo il progetto Generazione in crisi, presentato dalla seconda B del liceo Galilei, dello scientifico Galilei di Pescara. Lucky. Salve a tutti, siamo gli studenti del secondo video del liceo scientifico Galilei di Pescara guidato da Carlo Cappello. Partecipiamo al premio Feltrinelli perché viviamo in una società in cui bisogna sempre essere perfetti e performanti e questo comporta che vengano calpestati spesso i diritti umani. Vorremmo realizzare un podcast in tre puntate su alcuni diritti a noi cari che riteniamo non essere rispettati. Una puntata sarà sul diritto a una sana alimentazione e al benessere anche in contesti agonistici. Vorremmo indagare la situazione all'interno delle società sportive, in particolare nuoto e ginnastica artistica. Un'altra puntata sarà sul diritto a essere se stessi. Renderemo protagonisti un ragazzo di Pescara vittima di omofobia e Claudio Ferrante dell'associazione Carrozzine Determinate, sperimentando le difficoltà che incontrano i ragazzi costretti a usare la sedia a rotelle. L'ultima sarà sul diritto alla libera scelta. Vorremmo realizzare un sondaggio sulle influenze esterne e gli adolescenti. Speriamo che la nostra proposta vi piaccia. Grazie ragazzi. Il quinto progetto in gara eh, si intitola Rights or Fights Together to Get There, curato dalla classe terza C del liceo linguistico Izzos Maricuridi Cernusco sul Naviglio, sul Naviglio. Milano. Benvenuti a tutti. Welcome. Della nostra terza C, Liceo Linguistico dell'Istituto Izzos Maricuridi di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano. Abbiamo deciso di partecipare al concorso Inni Feltrinelli perché pensiamo sia importante durante la crescita mettersi in gioco riguardo certe tematiche. A noi capita spesso trattare questi argomenti, abbiamo colto questa occasione per concretizzarli e per far raggiungere il nostro pensiero le nostre proposte a quante più persone possibili. Abbiamo voluto far sentire la nostra voce su tematiche riguardanti l'identità sessuale, includendo il progetto della carriera Arias. Diritti all'interno della scuola, ad esempio l'insegnamento di educazione sessuale, di progetti di inclusione per persone di stranieri con disabilità. Salute mentale richiedendo una maggiore presenza di psicologi all'interno delle scuole. We can make a difference. Noi possiamo fare la differenza. Queste, queste brevi, eh, questi brevi video realizzati da ciascuna delle eh, cinque classi in gara eh, descrivevano delle sceneggiature che ci sono state sottoposte. Il premio è la realizzazione del podcast che i ragazzi hanno immaginato. E Ehm, proposto per la loro candidatura, che poi il gruppo Feltrinelli si ripropone appunto professionalmente di realizzare e di distribuire. Per ehm, farci sapere chi vince, Elena, chiamiamo Abbiamo sul palco il membro della giuria più, per, più perfetto che ci sia fa, che riva, per, questa, per questa categoria, che è Franco Lorenzoni, un maestro, maestro. che nell'anima ma anche elementare, che alla scuola più giusta come luogo di formazione ha dedicato la sua vita e i suoi scritti, molto piacere, è, e anche, è bello che lei sia qui. E anche Francesca De Michele. Francesca, Francesca. De Francesca De Michele, autrice, produttrice, buonasera Francesca, creativa di serie e documentari che rappresenta il premio, perché Francesca ehm, aiuterà i ragazzi a realizzare il podcast. Sì, salve, buonasera a tutti. Sono particolarmente contenta infatti che il podcast sia stato inserito tra le categorie proprio di questo premio. Mi sembra una cosa per noi addetti Ottimo. ai lavori eccezionali. È stato. si è rivelato un mezzo molto molto importante, tra l'altro proprio di divulgazione ma anche di sperimentazione narrativa proprio per accompagnare la, la tematica dei diritti, eh, soprattutto tra i ragazzi, proprio perché spesso appunto i podcast nascono da passioni condivise ma anche problematiche condivise. E come hanno detto molti dei ragazzi, appunto hanno desiderio di far sentire la loro voce. quindi eh, il podcast è sicuramente uno dei mezzi che anche tra i ragazzi ha avuto la, la diffusione più veloce, insomma più rapida e la crescita più rapida negli ultimi 3-4 anni e penso che sia una grandissima cosa organizzare proprio una possibilità anche per i ragazzi di eh, imparare come narrare, ma anche come eh, far sentire la propria voce e divulgare eh, le proprie esperienze attraverso il podcast. Grazie, grazie, grazie Francesca. Eh, Maestro Lorenzoni, eh, i ragazzi vogliono sapere chi vince. Sì, adesso diciamo subito. No, però no. prima devo dire una cosa, che tutti e cinque devono essere realizzati i podcast, comunque. Perché... Ma noi abbiamo un regalo per tutti e cinque, esatto, cosa credi? Esatto esatto, esatto, esatto. No, volevo solo dire una cosa, che prima, eh, oggi pomeriggio siamo andati con i ragazzi a visitare il secondo piano sotterraneo, e chi ci ha accompagnato ci ha detto che eh, diciamo l'inizio dell'archivio dell de, della Fondazione Feltrinelli nel 49, ehm, sei anni prima che nascesse la casa editrice, era nell'idea di Gian Giacomo Feltrinelli, era l'idea di dare voce a chi non aveva voce. Diciamo, e, e questo mi sembra molto interessante come continuità, perché i ragazzi. Sia i, i cinque diciamo, prescelti, ma anche le altre proposte che erano arrivate qui, eh, tutte in qualche modo um, affrontavano il tema che oggi in Italia i giovani non sono ascoltati. E quindi, dare voce: tu dicevi giustamente, il podcast è, è questo, può essere un, un tramite di questo, è assolutamente fondamentale. Ed è un, una cosa di cui noi adulti, forse, dovremmo farci qualche domanda sul perché i giovani quando presentano qualcosa la prima cosa che mostrano è una solidarietà con gli esclusi, con, con chi, è chi è estraneo, diciamo così, lo sentono l'estraneità sul loro corpo, perché la vivono, semplicemente sì, perché la vivono, perché, perché, sì. perché stanno in una società che non, insomma, non ama molto i giovani. Allora, il vincitore... Il vincitore... Il, è? il, il gruppo. Il gruppo, il, la classe. La classe. Perché non è che vince? È per il progetto, punto a capo. Sono presenti in sala del eh, Liceo Scientifico Pasquale Stanislao Mancini, il Diavellino. Sono presenti in sala Manuela Muscetta, Lucrezia Vitale, Carmen Guerriero e Ciro Francesco Spiniello che ci raggiungono sul palco. Buonasera. Ciao. ciao. Bravi, complimenti. Ciao, buonasera. buonasera no? non facciamo buonasera. questa cosa che si è detta da Avellino, facciamo delle cose che portano male, ma malissimo. Francesca, mm, complimenti. Que questo è il premio, lo, lo consegnate Quindi. tu e il maestro Lorenzoni. Maestro? Insieme. Sì, così chi deve fare la foto fa la foto. Tu non vuoi fare la foto? Sì. Ah. Venite, venite, venite vicino ai vostri, Grazie, eh, ai vostri alunni, bravissimi. Eh, bello, bello. Grazie, è finito. Grazie. La, motivazione. Ah, la, motivazione. La, motivazione. la motivazione. Aspettate la motivazione. Attraverso uno storytelling interessante e già ben articolato, per struttura e dettagli tecnici, il Podcast Punto a Capo raccoglie, in una polifonia di voci, i vissuti di donne provenienti da paesi differenti, accomunate dall'esperienza della migrazione. Un tema molto vicino, sia in termini territoriali che di relazione, ai giovani che l'hanno candidato. Grazie. 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 Bravi ancora, ci vediamo. Ragazzi. Grazie a tutti voi. Maestro Lorenzoni, lei ci sollecitava a dare un premio a tutte le classi esatto. e il gruppo Feltrinelli ehm, dà un buono <ride> da 200 euro a tutte eh, le quattro classi che hanno partecipato per l'acquisto di libri, che è importante, acquistare libri e soprattutto ci impegniamo a lavorare con tutte e quattro le classi perché i podcast... a realizzino analizzato. i podcast che è importante. In bocca al lupo a tutti. Grazie professore, grazie. grazie Grazie, Grazie Francesca. Secondo libro in gara, eh, La mia fuga da Kabul di Asma, diario dei cinque giorni che mi hanno ridato la libertà, pubblicato in Italia da Neri Pozza. Dunque la mia fuga da Kabul è un diario dei giorni prima della fuga. Di, di ASMA e del suo fidanzato Wade, che eh, intorno a quel 15 agosto del 2021, che ha praticamente vent'anni quasi di distanza esatta da, da un evento che ci è molto noto, eh, riportano. I, i talebani eh, al potere in, in Afghanistan e quindi nelle parole di Asma eh, risuonano quelle di migliaia di donne afghane che eh, come sappiamo sono nel no, ritornate ad essere eh, nelle condizioni in assoluto per certi aspetti hanno una specie di primato del, eh, della negazione di diritti, non hanno il diritto all'istruzione, proprio niente scuola, università non possono andare da un medico non posso, vi violenza di genere lavoro non a, mh, se, senza uomo ma lavoro in generale perché il paese versa in condizioni oggi catastrofiche e, e, e cioè, nonostante Naturalmente questo o, racconto di una fuga è un memoir che eh, riporta non solo una storia personale, ma la storia di una lotta, di una speranza condivisa da un, da un popolo e soprattutto dalle sue donne che vorrebbero riaverla questa libertà che hanno perso di nuovo. oggi Domenica mattina, giorno lavorativo in Afghanistan, mi svegliano la dan della moschea, la chiamata alla preghiera del Muezzin e il canto degli uccelli, come sempre. Faccio colazione con la famiglia e mi preparo per andare con il mio fidanzato, Wahid, all'ufficio visti per l'India, dove ho lavorato negli ultimi mesi, per cercare di ottenere un visto con procedura d'urgenza. Raggiungiamo il ristorante alle 10.45, non c'è la solita folla. Mi ritrovo a pensare di nuovo tra me e me che forse sta accadendo qualcosa di cui non sappiamo nulla e mi ripeto di stare tranquilla. Ordiniamo e iniziamo a mangiare. Verso la fine del pranzo il cameriere viene verso di noi e ci chiede se possiamo fare presto. Domandiamo perché e lui risponde circospetto. Oggi non è un giorno normale. Se succede qualcosa dobbiamo essere pronti e chiudere il ristorante. Paghiamo e usciamo. Apprendiamo dai social media che i talebani stanno arrivando nella capitale. La notizia che hanno preso l'Afghanistan si è diffusa in tutto il mondo. Circola la foto del palazzo presidenziale, dove prima c'era l'ufficio del presidente Ashraf Ghani. È quasi mezzanotte, siamo tutti svegli, angosciati, minacciati di morte, privati dei nostri diritti, delle conquiste fatte nell'arco di vent'anni. I bambini scoppiano a piangere nel cuore della notte per gli spari. Le famiglie ammassate all'aeroporto aspettano di fuggire dal paese. I lavoratori temono di non poter più lavorare, di far patire la fame ai propri figli. Le ragazze sanno che non potranno più andare a scuola. E i talebani festeggiano la loro vittoria per le strade, mentre i loro leader sono accampati nel palazzo presidenziale. È una notte buia per la gente di Kabul. Temo che possano venire giorni ancora più cupi. Grazie, grazie mille Francesco. Eh, abbiamo iniziato con un video di una persona che vede repressi i suoi diritti in un paese governato da un regime autoritario. Per proteggere i diritti di rifugiati, di sfollati e di apolidi, centinaia di operatori umanitari si impegnano quotidianamente sul campo attraversando luoghi complessi e instabili segnati dalle eh, più disparate emergenze umanitarie. Vogliamo quindi ringraziare l'UNHCR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per l'impegno e eh, lavoreremo con l'UNHCR nella prossima edizione del premio Feltrinelli per rendere ancora più internazionale questa nostra esperienza. Eh, terzo libro in gara, Sono fame, di Natalia Guerrieri. Natalia, scusate. Giusto? Chi lo sa? Lei. Sì, Ce lo ha dirà detto lei. di sì, Natalia. Na Natalia o Natalia? Nat Nat giusto. Okay. Natalia Guerrieri, pubblicato in uh, Italia da? Pigeon Edizioni. Pigeon Edizioni. Ehm, dunque, il, il libro di Natalia Guerrieri ci, ci parla di Chiara, che dalla provincia si trasferisce a Roma... Eh, lasciando la madre e la sorella dopo che il papà se n'è andato e quindi i, i, la situazione a casa non è più per niente accogliente e sperando di realizzare a Roma i suoi sogni, invece eh, si ritrova a lavorare come rider, a condividere una stanza sgambuzzino eh, con una delle sue tre coinquiline o coinquilini, nonostante lei sia laureata in filosofia, eh, aspirante eh, pubblicista, vuole scrivere articoli per una buona rivista, eh, eh, si informa, legge, scrive, ma mh, le sue proposte vengono sempre rifiutate. E, e, e quindi questo libro in realtà mette in scena un'alienazione eh, di questa protagonista dal proprio corpo, dai propri diritti, dai propri pensieri, ovviamente dalla famiglia e dall'amore. E, e una lotta di questa di Chiara eh, continua nonostante lei rischia di farsi inghiottire da un mondo sempre più vorace. Ci hanno detto che siamo liberi. Ci hanno detto di prenderlo come un gioco: che il potere è nelle nostre ali. Riempiamo le infinite bocche della capitale con pizza, udon, ciambelle, kebab, gelato, churros, spaghetti alla bolognese, sushi, polpette, tacos, hamburger, burritos, patatine fritte, croissant. Ho lavorato tutto il giorno, guardo il punteggio che è salito a 0092. Mi siedo su un muretto in attesa di una notifica. Mi sfila davanti un gruppo di turisti sperduti. Due di loro avanzano con le stampelle, sono rimasti indietro rispetto agli altri. In fondo alla strada un ragazzo sta rannicchiato per terra e fissa una fessura in un muro di mattoni. Ogni tanto ci infila una mano dentro come per acchiappare qualcosa. Mi sfilo lo zaino dalle spalle, è come liberarsi da un secondo strato di schiena e lo appoggio per terra. Non conosco questa zona. I palazzi sono simili gli uni agli altri, senza fiori alle finestre né balconi. Da una porticina al primo piano esce un gruppo di ragazzini seguito da un uomo basso con la barba a punta. Vedo una rondine fermarsi poco distante. Una rondine, cioè un ragazzo giovane con i capelli neri a spazzola, una t-shirt sudata e uno zaino che sembra pesare molto. Lo osservo compiere tutti i gesti che mi sono noti legare la bicicletta al palo più vicino, studiare i numeri civici sui palazzi, suonare il citofono e stare in attesa. Il portone si apre e lui scompare. Dall'app ancora niente. Una donna con un bastone uncinato si sporge dentro un cassonetto, estrae alcuni sacchi della spazzatura e li dispone sul marciapiede. Si siede per terra e inizia ad aprirli per esaminarne il contenuto. L'odore Attira tre gabbiani che vanno a piazzarsi sul coperchio del cassonetto alle sue spalle, finché uno di loro le prana addosso per strapparle dalle mani un pezzo di pane. Lei si alza in piedi, strillando, cercando di schiacciarli con il bastone, ma loro non arretrano e continuano a puntare i becchi verso i rifiuti. La donna afferra un sacco nero da terra e se lo stringe al ventre. Non appena si allontana, gli uccelli scattano verso i sacchi, li bucano e li frugano con i becchi. Torno a guardare il portone dentro cui è entrata la rondine. Sono passati almeno dieci minuti. Lo vedo sbucare con un'andatura veloce e recuperare la bicicletta. Mi alzo indolenzita. Era un estratto da Sono fame, il terzo libro in gara. E... Passiamo alla seconda categoria dopo la categoria dei ragazzi, la seconda categoria del premio inghefeltrenali diritti violati dedicata alle inchieste giornalistiche e ai fotoreportage. Elena abbiamo anche qui non delle clip ma delle immagini che illustreranno al nostro pubblico i cinque finalisti. Ci vuoi dire il primo? Sì, il primo è intitolato The Banality of Brutality. 33. Three Days and the Siege in Bucha, Ukraine di Jelena eh, Loginova e Jana Kornichuk. Racconta un lavoro che parte da una chat di Telegram ehm, degli abitanti di un condominio proprio di Bucha, il blocco 17 dove si incrociano i testi, dei messaggi, le testimonianze raccolte dalle giornaliste e le immagini postate sui social. E così l'inchiesta racconta cosa è avvenuto nei quattro mesi di occupazione, raccogliendo anche gli effetti minuti della guerra eh, in Ucraina. Una ricostruzione che mette al centro le storie personali dei, dei civili senza però perdere lo sguardo più Ampio su questo, su quel che significhi questa terribile guerra in corso. Un applauso al primo applausi candidato applausi alla seconda applausi sezione applausi del premio Inge Feltrinelli. Il secondo candidato, eh, l'autrice è Joselina eh, Alfaro, giornalista di Junin, città storica nel cuore della Cordigliera delle Ande in Perù. Il titolo è Escuela de Valientes, Mujeres de la Amazonia Central, que vencieron al terror, eh, è stato pubblicato per la prima volta su uh, un sito di giornalismo investigativo non profit nato nel 2014, Ojo Pubblico, noto per le sue inchieste sui diritti umani, la corruzione, il traffico di droga e ambiente. Il reportage racconta la realtà di un gruppo di cape ashaninka Nomazzi Gengas e Fakintes, nato alla fine degli anni 90, in risposta alla violenza terroristica di Sendero Luminoso. La rete di relazioni che queste donne sono state in grado di tessere è diventata un modello per la difesa dei diritti femminili in tutta la giungla centrale del paese. Rosalina Alfaro racconta cosa significa costruire reti di solidarietà e di attivismo nel cuore della foresta amazzonica, superando il macismo e la violenza terroristica, per formare organizzazioni in difesa dei diritti delle donne indigene. Terza inchiesta, che è sempre un'inchiesta fotoreportage e, e, e reportage, è Hard Labor, the Surrogacy Industry di eh, Naponoi Le Papa, Kenyana, che vive a Nairobi, eh, pubblicata su The Elephant, eh, testata eh, di Nairobi, fondata dal giornalista e attivista John Gifongo. E raccoglie eh, testimonianze, indaga sull'industria delle maglie surrogate in Kenya e il difficile groviglio di relazioni che avvolge il tema dei diritti riproduttivi. Dunque, Le Papa affronta il tema della maternità surrogata in questo contesto particolare, da un punto di vista geografico e culturale, come appunto. Nairobi, la grande città uh, del Kenya. Grazie Elena. Questo era il terzo lavoro in gara. Il quarto, eh, l'autrice è Rashida El Souzi, eh, il titolo è Mondial de Foot, o Qatar clavage fait son grosse oeuvre, o Qatar l'Enfer des travailleuses domestiques, è stato pubblicato su MediaPar, sito fondato nel 2008 da un ex direttore del prestigioso quotidiano Le Monde. Il reportage di Rashida racconta la brutalità delle nuove forme assunte dalla schiavitù contemporanea, presentando i retroscena di un grande evento, quale l'ultima e recentissima Coppa del Mondo in Qatar. Un valore aggiunto di questo reportage è la capacità di accostare due punti di vista differenti ma complementari cioè quello degli operai sfruttati e quello delle lavoratrici e dei lavoratori domestici maltrattati nel privato delle abitazioni. Infine, passiamo a Trilogia del Confine, come noi abbiamo rintitolato questo titolo molto lungo, eh, perché l'inchiesta eh, di Agatha Kubis, eh, polacca, indaga. Varie storie, come quella di Josephine che ha avuto un, un aborto nella foresta vicino a Białorussia, fuggendo con la sua famiglia, prima dal Congo e poi dal Donbass, e di un medico uh, farà che vorrebbe lavorare in Polonia, invece è esausto. Storie di sei siriani. Con, crisi, al confine, è tutto il, è la crisi al confine con la Bielorussia al centro di questa vicenda, reportage in tre atti che eh, accende il riflettore sull'esperienza di questi migranti in ostaggio sia da Lukashenko, eh, dittatore bielorusso, sia del partito Verità e Giustizia al governo in Polonia. Eh, quindi, Cubis intreccia le diverse traiettorie di migrazione verso i confini della fortezza Europa, questi migranti ritenuti di seconda classe, cioè gli afghani, i curdi, i siriani, gli africani, naturalmente anche donne min eh, eh, minori e donne incinte, alla luce di queste politiche europee eh, escludenti e negatrici di, eh, di, di diritti e, o sempre attenti a, a differenziare a, più in base alla provenienza geografica, etnica, eccetera, che non in base ai principi dei diritti, incluso quello del diritto d'asilo, che viene appunto clamorosamente legato, negato a queste persone intrappolate nella foresta. Grazie Elena. Li vediamo raccolti in questo uh, cartello, The Banality of Brutality, Escuela de Valientes, Hard Labor, Mondial de Food e Vite al Confine. Per premiare la seconda categoria Diritti Violati chiediamo a due membri della giuria, due giornalisti italiani eh, amici della Fondazione Feltrinelli, del gruppo Feltrinelli, Lucia Nunziata ed Ezio Mauro di raggiungerci sul palco. Buonasera Lucia, ciao, ciao Ezio. E, I premi che sono qui alla nostra destra sono stati realizzati da Lorenzo e Simona Perrone in arte libri bianchi e io eh, che ringrazio ovviamente per aver collaborato con la fondazione per questo premio, io do il, la prima, eh, il primo premio, cioè aspettate, perché se no faccio confusione, non è il primo premio. Do il premio a Dezio Mauro, che non è per te ma per il premiato, perché ti chiedo qual è eh, la prima menzione speciale della categoria diritti violati, che chiamiamo sul palco. La prima menzione speciale è The Banality of Brutality, di Elena Logginova e Iana Kornishuk. Ci sono le autrici che ci raggiungono sul palco, buonasera. Ops. Nice. Il premio da Ezio Mauro. Ezio Mauro è lui. <laughs> <laughs> Vuoi fare la foto? Like? Ok. Ok. Do you want to say something? Yes, yeah, we have some words. Some <laughs> words? Yes. Okay, of yeah. Microphone. Microphone, yeah. He, it, uh, works. it works. Yeah. Oh, super. Uh, so, uh, sorry mio laugh. Oh, not... Dopo due settimane dell'occupazione è una città vicino a Kiev, 20 minuti circa di distanza. E dopo due settimane, che è stata occupata, il caporedattore. Mi ha chiamato e mi ha chiesto una domanda. Iana, cosa pensi di, del reportage in quella città? E la mia, il mio primo pensiero è stato: beh, se vado lì dovrei, potrei essere uccisa da proiettili. Ho chiesto, sapevo. Le persone in tutto il mondo avevano visto le foto di villaggi, di quello che stava succedendo. Ho ancora immagini e foto di donne, uh, delle, di una donna con la manicure, con le unghie rosse che è stata uccisa. Uh, si è trattato di una situazione in cui molte persone sono state sentenziate perché uh, uh, si era stato occupato un territorio. stavano con le mani legate dietro la schiena, quindi ho accettato la proposta e inizialmente nei primi giorni abbiamo trovato delle persone che volevano parlarci e dirci delle paure, lo stress, l'orrore, tutto quello che avevano vissuto, però arrivato al blocco 17 nella casa dove appunto, abbiamo raccolto i messaggi di Telegram abbiamo compreso che le persone volevano essere ascoltate. Abbiamo capito che noi eravamo la voce di quelle persone. E come tutti gli ucraini naturalmente volevano che gli, chi, subisse, chi causasse le violenze venisse punito. Adesso viviamo in un periodo molto duro. La guerra è tutta intorno a noi, e quando i russi desk, um, in, in, nonostante tutto ciò l'Ucraina sceglie la vita e la, mh, la speranza nel futuro, nonostante tutto. Elena, di qualcosa anche tu? Grazie. Really il nostro team. Uh, è... uh, è onorato di aver ricevuto questa menzione speciale perché siamo grati di aver ricevuto questo premio, di essere, stato, essere stati nominati. Noi guardavamo sempre le immagini, le foto di Inge in questi colori così arancioni o gialli, la vedevamo sorridere. Ci faceva pensare all'opportunità, alle possibilità, a una spinta. Siamo felici di essere qui, di essere qui con tutti voi perché uh, voi condividete allo stesso modo questo amore per la vita, per la libertà e per la giustizia. Abbiamo scritto questa storia un anno fa, più di un anno fa in realtà, ma i russi continuano ad uccidere gli ucraini e a distruggere le nostre città. E saremo molto gravi, e siamo molto gravi come reporter, come Ukraine, quando siamo uniti, uniti per combattere tutto ciò. Quindi tutti insieme, in questo modo potremmo tutti vivere insieme in un modo più libero, tramite libri, la scrittura e i vestiti arancioni Eva. e gialli. Wait, wait. Wait, wait, wait. Eh, Ezio, vuoi dire una parola alle due autrici? No, voglio dire che leggendo tutti questi testi, in particolare quello che ha avuto la menzione e gli altri che sono stati premiati, ma tutti, noi ci troviamo davanti questa figura che potremmo definire disarmata ma ostinata, testarda, che è il giornalismo d'inchiesta. Il giornalismo d'inchiesta che opera in tutto il mondo. Nei, nei paesi di democrazia cercando le contraddizioni del potere e che nei paesi dove la democrazia non esiste o nelle democrature lavora invece con eh, rischi personali cercando di forzare quotidianamente i limiti del sistema per poter esprimere la sua testimonianza. E, in questo modo, sia nel lavoro che viene fatto nei paesi più liberi, sia nei paesi eh, dove invece gli spazi sono più stretti, il giornalismo d'inchiesta si conferma un'infrastruttura della democrazia, perché eh, svolge il compito di illuminare i lati oscuri, di cercare appunto queste contraddizioni e la dismisura del potere le sproporzioni del potere, le ingiustizie del potere. E quindi è un, è un compito importante ed è una delle misure della democrazia. Questo è sanzionato da due anni dalla carta del Nobel, perché nel 2021 non dimentichiamo che il Nobel per la pace è stato dato a due giornalisti, Dimitri Muratov, il direttore della Nuova Gazieta, il giornale che adesso è stato chiuso a Mosca e che esce come può in esilio a Riga in Lettonia e a Maria Ressa che denuncia sul suo sito le brutalità e gli arbitri del potere delle Filippine. Quindi la democrazia come garanzia di pace e di sicurezza e il giornalismo come garanzia della democrazia. Non dobbiamo dimenticarlo. Grazie. Grazie, di nuovo complimenti. A Elena Roguinova e a Iana Korniciuk per The Banality of Brutality. Grazie di essere state qui. Lucia, dal momento che il comitato giornalistico ci ha segnalato lavori molto interessanti frutto dello sguardo di testate indipendenti, la giuria stessa ha deciso di attribuire una seconda menzione speciale. Ha un progetto che non rientra nella cinquina finalista, quindi nei cinque eh, lavori che abbiamo visto, ma che riflette appieno lo spirito di questo premio. E la menzione speciale al miglior progetto editoriale indipendente va a Mada Masr, che è un esempio di giornalismo per i diritti internazionali. E io ti propongo... Uh, un breve video di una delle cofondatrici di Madam Masr e lo propongo ovviamente a tutto il pubblico e poi lo commentiamo brevemente assieme. Hi, my name is Dina Attallah. I am the co-founder and editor of Madam Masr, a Cairo-based news website uh, that was born in 2013, um a moment of deep political transformation in Egypt. Uh, this is a moment where um a change in the regime happened. subsequent unprecedented uh, restrictions on civil and political rights uh, takes place uh, specifically uh, felt as unprecedented since it came in the aftermath of the 2011 revolution that galvanized uh, so many people to express themselves as uh, political citizens and not just subjects Madomasu was also created with a sense of uh, belief that uh, without critical engagement, without criticality, without intelligent conversation, and most importantly, without well-produced information, um, it's very hard uh, to move on uh, with, uh, again, possibilities. Um, we are a team of 40 journalists and editors, mostly young people, extremely committed uh, to uh, the task of journalism as uh, a political act, um, as a progressive practice, um, and uh, as also uh, a collective uh, organized uh, work uh, that insists on taking place despite uh, all possibilities to make it impossible. Um, and uh, we hope that not only uh, we survive and we continue doing what we're doing. but that we also thrive and make an important mark in the landscape of journalism as a political act uh, worldwide. Thank you. Madam è diventata la principale fonte di informazione indipendente rimasta in Egitto dopo il colpo di stato del 2013. Uh, un punto di riferimento per tutti gli egiziani, in particolare per i più giovani. Amnesty International è intervenuta più volte in favore della redazione della stessa Lina Atalla per chiedere alle autorità egiziane la scarcerazione dopo arresti arbitrari e per rivendicare il loro diritto di fare giornalismo senza temere rappresaglie da parte del governo. Che effetto ti fa vedere questa giovane egiziana eh, lottare e che effetto ti fa eh, conoscere eh, quello che rischiano queste giornaliste per fare il proprio lavoro. I think, eh, scusi. Eh, penso che l'effetto sia una parola sbagliata. Quando io ascolto queste persone nella mia vita ne ho incontrate tantissime anche se si stanno moltiplicando, si stanno moltiplicando anche in posti oltre l'Ucraina oltre all'est Europa si stanno anche moltiplicando in posti come l'Egitto che tecnicamente noi consideriamo comunque un paese diciamo in turbolenza non in guerra. Ascolto, questo è il punto, quando ascolto quando li incontro sento soprattutto le loro voci perché è quasi fisiologico insomma io ho fatto 15 anni di guerra ancora ci tengo un, un orecchio su, è quasi fisiologico dovete sapere che questo è proprio parte della guerra che tutto quello che noi sappiamo di una guerra lo sappiamo perché ci sono queste persone che lo dicono prima di tutti tutto quello che poi arriva troverà quello che loro hanno trovato perché il punto in cui si capisce la guerra è di esserne insieme narratrici narratori e vittime volevo dire alle nostre premiate eh, dell'Ucraina eh, io sono stata eh, l'anno scorso più o meno a giugno sono stata a buccia con una missione della, del, del parlamento europeo e a buccia siamo andati direttamente perché sapevamo già da chi c'era dentro da chi ci aveva raccontato sapevamo già dove andare a trovare noi abbiamo un incredibile eh, debito di conoscenza e di ringraziamento per queste persone. Slava Ucraini. Slava. Lucia, abbiamo dato due menzioni speciali. Una l'ha data Ezio, adesso l'abbiamo data tutti assieme a Nada Masr. Questo è il premio, ce sì. la fai a tenerlo tutti? No, sì, te lo sì, darò no, dopo. Certo, certo. Questo è il premio alla categoria diritti violati. Tu hai il cartoncino, annunciamo, perché non lo sanno, e eh, ribadisco. Uh, quindi adesso uh, vogliamo creare un po' di suspense, però il progetto che vince la categoria diritti violati della prima edizione del premio Inge Feltrinelli è... Agatha Cubis, che ha curato... Agatha... Agatha Cubis, Trilogia del Confine. Lucia il premio? Sì. No, no. Complimenti. complimenti. Vorrei leggere anche la motivazione. La motivazione. Il titolo è Thank you. Trilogia del confine: vite sospese tra Bielorussia e Polonia, e siamo di nuovo diciamo, nel cuore della, di, come dire, nel ground zero della crisi attuale. Il premio della giuria va ad Akata Kubis per la sua capacità di strapparci al nostro quotidiano e di portarci al confine tra Polonia e Bielorussia, un luogo dove si riannodano i fili delle migrazioni globali e che condensa le contraddizioni più crude del nostro tempo. Lo sfruttamento, la questione di genere, l'immigrazione e la guerra sono raccontati in un unico flusso, mostrando <coughs> Come? Sono un po' emozionata. No. Eh. Giuro che è l'unica cosa che mi emoziona, eh. per il resto non me ne frega niente. Mostrando, no, non pensate che sono un cuore tenero, non lo so per niente. Ci pensiamo no, per niente. Esatto, guarda. sono queste cose che mi commuovono. Mostrando come non solo i problemi, ma anche le soluzioni dovrebbero essere universali. Dziękuję. Agata Kubis, ci vuole dire qualcosa? Dobry wieczór Państwu. Uh, Buonasera a tutti. Uh, ja wcześniej nie mówię po angielsku, przepraszam za to. Um, chiedo scusa, ma non parlo in inglese. Po włosku też. In italiano non <laughs> Jestem wzruszona i szczęśliwa i bardzo dziękuję kapitule i, i też za nominację. Gratuluję wszystkim też osobom uczestnikom w tej kategorii. Każda historia jest ważna i bardzo wam dziękuję za jej opowiedzenie. Sono molto commossa, sono veramente felice, felice anche per tutti quanti che hanno vinto questo premio in questa kategoria. Uh, sono veramente molto grata. Przede wszystkim cieszę się z nagrody w tym konkursie. Konkursie, którego soczewka skupia się na prawach człowieka. Jestem proprio contenta di aver vinto il premio proprio in questa categoria, la categoria che si concentra proprio sul diritti Dla mnie to również osobisty wymiar. Jestem kobietą, jestem lesbijką. Per me anche una dimensione molto personale, sono donna i sono una lesbica. Jestem też fotografką. Są anche una I aktywistką. I attivista. Przez eh, rok z nieformalną organizacją Grupa Granica. Przez rok z nieformalną organizacją Grupa Granica. Przez rok z nieformalną Chodziłam z pomocą humanitarną. Andavo in giro z Przez ten czas usłyszałam wiele wątpliwości i pytań. Przez ten czas usłyszałam wiele pytań. i czy moja praca jest obiektywna? Nie, nie Nie, nie jest. Sicuramente non è così, w szczególności kiedy łamane są prawa człowieka. Sicuramente quando si parla proprio dei diritti violati. Obiektywizm to stary porządek. Obietismo è un vecchio ordine. Porządek, w którym stawia się mury, un ordine in cui si pongono e costruiscono le mura. W którym granice są ważniejsze od ludzi? Kąd dovele frontiere sono più importanti degli esseri umani? Mieszkam w Unii Europejskiej. Abito nella Comunità Europea. miała być wspólnotą. Doveva essere una comunità, comunità per tutti. Mierliśmy się wspierać. Dovevamo sostenerci. Miało być nigdy więcej. Doveva essere mai più. To nasza wspólna odpowiedzialność. Ję to jest odpowiedzialność nas wszystkich. Żaden człowiek nie jest nielegalny. Nessuno nessun essere umano è illegale. Tutaj chciałbym jeszcze podziękować Yarmila mojej partnerce. Vorrei ringraziare la mia partner Yarmila, bośmy tam razem, siamo state lì assieme. Dziękuję za twoje wsparcie i za twoją pracę. Grazie per il tuo lavoro e il tuo sostegno. Grazie mille. Grazie a tutti. Agata. Agata. Are you, are you going to explain us uh, il, il la ONG a cui uh, lei dedicherà una parte del premio? Eh, część nagrody przekazuje na fundację Kuchnia Konfliktu. Una parte del mio premio. To jest na tym chwilę taka przewrotna nazwa, ale jest to organizacja z Warszawy, która od wielu lat wspomaga i prowadzi przez nasze warszawskie polskie życie osoby z doświadczeniem uchodźczym. Una parte del mio premio devolverò alla organizzazione che ha luogo società fondazione che si trova a Warszavia, kuchnia è un nome strano, ma una da tanto tempo. Grazie, grazie mille. Grazie Lucia. Grazie, Grazie Ezio. Grazie davvero. Elena, noi stiamo per uh, addentrarci nel quarto nel quinto libro e quindi per poi proclamare questo è mio proclamare il vincitore della categoria uh, appunto dei libri. Il quarto libro uh, in gara è I draghi, il gigante, le donne, l'autrice è Wateto Moore, pubblicata in Italia da Edizioni E.O. È la storia di, di Tutu che vive con il padre, la nonna materna e le sorelle a Caldwell in Liberia. E sua madre da qualche mese si è trasferita a New York dove grazie a una borsa di studio oh, frequenta la Columbia University. La famiglia si sente ogni giorno, ogni domenica al telefono e la madre eh, fa avere loro delle videocossette di, di film nei quali mh, tutto vede per la prima volta persone con la pelle da un colore diverso dal suo. Quando compie cinque anni l'esistenza di tutto viene sconvolta per sempre dalla guerra. Un principe, Charles Taylor, è tornato per uccidere il drago, il dittatore Hawondu, e la popolazione si scinde tra ribelli e non. Ed è una favola di guerre, prima quella contro i draghi, poi quella contro il razzismo. Voci racconta una fiaba dove persino i principi, si rivelano malvagi quanto il drago. A quelle riunioni, matrimoni, funerali, dove i nomi familiari venivano balbettati tra le risate, gli anziani, vantandosi della loro umiltà, rievocavano le tappe che li avevano portati a Staten Island o nel Rhode Island o o in Minnesota, o ad Atlanta, o nel Maryland, o in Virginia, o nel Tennessee. La conversazione prendeva un'altra piega e c'era sempre qualcuno che iniziava una frase con Se non ci fosse stata la guerra, e così via con i progetti più imponenti, belli da sentire, difficili da immaginare. Se non ci fosse stata la guerra, la Liberia oggi sarebbe il Golia dell'Africa. Se non ci fosse stata la guerra, avremmo avuto vite migliori. E se non ci fosse stata la guerra, mia moglie sarebbe rimasta e avrebbero costruito le loro ville nelle montagne di Nimba o sulle spiagge di Robertsport tra i palmeti. E ridevo sempre di questa cantilena familiare. Poi condividevano il ricordo di quando Rowling ha chiuso il confine con il Togo e la Liberia era diventata un rifugio per i ganesi. E durante la crisi del Biafra eravamo rifugio per i nigeriani. E di come abbiamo aiutato i coreani durante la guerra di Corea. E di come abbiamo aiutato gli americani durante la seconda guerra mondiale. Se non ci fosse stata la guerra, dicevano, se non ci fosse stato il colpo di Stato, dicevano, bello da sentire, difficile da immaginare. Ma eccomi là, sul divano di quella psicologa in quella stanzetta appena illuminata. E tra le parole dette quella sera c'erano se non ci fosse stata la guerra. I draghi, il gigante, le donne. Dalla Liberia ci trasferiamo in Turchia, la Turchia di Erdogan, della brutalità del potere, del controllo dell'informazione e dello sguardo a cavallo tra Occidente e Oriente e lo facciamo con un membro della giuria, scrittore, avvocato, militante politico curdo, membro della giuria appunto del Premio Inge Feltrinelli e presidente del PEN International, associazione e organizzazione internazionale non governativa che raccoglie moltissime eh, case editrici e scrittori a livello internazionale, Buram Sommets Tutto quello che so dire in italiano. Per me è difficile vivere in questi tempi, ma in questa vita credo che possiamo avere giorni brutti, ma abbiamo sempre un buon futuro ed è quello per cui dobbiamo combattere, non soltanto in Turchia, nel mio paese, ma anche in Bielorussia, in Myanmar, nell'Uruguay, in Uganda, perché sappiamo di non essere soli, ci sono tante persone come noi, giornalisti, accademici e oggi, 8 marzo, donne, donne, donne. E questa è la speranza per noi. Può dirci qualcosa del libro? Uh, Dei cinque libri in realtà. La cosa interessante per la giuria, beh in realtà non sappiamo ancora chi sia il vincitore. Abbiamo letto tutti i libri. E poi abbiamo votato, abbiamo dato dei voti e abbiamo dato delle motivazioni per cui abbiamo valutato ogni libro. E mi sono incontrato con alcuni membri della Fondazione Feltrinelli oggi e ho detto: mi potete dire chi è il vincitore di ogni categoria? E mi hanno detto no. Penso che con le parole. Possiamo sempre esprimere il nostro piacere di ricevere un premio, ma è soprattutto un atto di fiducia. Questo significa che le persone si fidano, si fidano del modo in cui si può creare qualcosa e del modo in cui si possono creare cose più belle per tutti. Grazie, noi. Thank you so, much. Thank you, thank you so much. Grazie, grazie mille. Ehm, grazie Buran Somets. Stiamo concludendo questa serata, presentiamo l'ultimo libro e poi eh, diremo al nostro pubblico e anche alla giuria a questo punto che non lo sa chi vince. L'ultimo ehm, libro in gara è Mill Town di Kerry Arsenal, edito so in Italia da Black Coffee. Sì, eh, si tratta di un memoir ma di quelli duri su... Sul modo in cui molte zone degli Stati Uniti stanno morendo, eh, stanno morendo intere città attraverso queste nuove lenti, Arsenau ci mostra l'intreccio tra disastri ambientali, lavoro e diritto alla salute. Eh, la storia eh, si svolge in una località del Maine dove per cento anni generazioni di famiglie hanno orbitato intorno a una cartiera. E solo da adulta l'autrice si rende conto dell'impatto che questa fabbrica tossica ha avuto sulla città e sui suoi abitanti. Capisce che il prezzo per avere una sicurezza eh, economica e questa infanzia basata su questa è stato spropositato, tant'è che oggi la zona si è guadagnata il nome di Cancer Valley. Mexico è una cittadina del Maine sorta intorno a una cartiera in quella che ormai è nota come River Valley, valle del fiume. Sarà perché non c'è l'una senza l'altro. Le colline sono basse, erose e incise dall'acqua che le circonda. Gli alberi stanno in fila sulle rive dei fiumi che delimitano la città. Nella parte centrale della valle scorre l'Androscoggin. Oltre l'ansa del fiume. Nella cittadina confinante di Ramford, le ciminiere della, carte, della cartiera infilzano pennacchi di fumo bianco. Sono soldi quelli che escono da lì, dicevano i nostri padri quando cambiava il tempo e dal fiume si levavano zaffate d'aria nauseabonda. Il tanfo aleggiava su di noi durante le partite di softball che giocavamo all'ombra di quelle ciminiere e sulle camicie dei nostri padri al rientro da lavoro un piccolo prezzo da pagare per avere del cibo in tavola. Là dove le ciminiere incontrano il cielo, l'Androscoggin si riversa indolente a sud e a est, supera ponti e rapide e dighe, si insinua fra isole e insenature, costeggia le città di Jay, Lewiston, Topsham e Brunswick, anche queste sorte intorno alle cartiere, e lungo il percorso raccoglie detriti e canoisti. Nei punti più tranquilli le sue acque di velluto acquistano il lento incedere della lava e della disperazione. Insulsi laghetti si formano dove l'acqua non ha via d'uscita, e i segreti del fiume vi si riuniscono in oscure lagune, moltiplicandosi tra la fanghiglia. A volte l'acqua esita o mulina quando incontra un ostacolo e cerca altri percorsi, compiendo imprevedibili deviazioni. Comunque sia, il fiume prosegue il suo corso. Per quanto possiamo considerarli separati dal paesaggio che li ha prodotti, i fiumi sono corpi vivi, che necessitano ossigeno, si ammalano, generano vita, possono essere distrutti dall'incuria proprio come i nostri. I loro corpi raccontano storie. Sono la storia. Grazie, un grande applauso a Francesco Grazie. Alberici che ci ha portato nei cinque libri finalisti. Ci dovrebbe essere il cartello che ci ricorda tutti e cinque: eccolo qui: Prostitute in rivolta, Sono Fame, I draghi, Il gigante, le donne, Miltown, La mia fuga da Kabul. Abbiamo tre premi da dare, Elena: due menzioni speciali e il primo premio. Per eh, le. Due menzioni speciali, chiediamo al Presidente di Book City Pier Gaetano Marchetti, Presidente dell'Associazione Italiana Editori Ricchi Levi e in rappresentanza della Scuola per Librai Umberto, Elisabetta, Mauri, Nana, Lorengel di raggiungerci sul palco. Buonasera Presidente Marchetti, aspetta eh? che io ti aiuto. Vabbè. Ricky? Qua ci sono Ciao tre Ricky. Ciao. E buonasera Nana. Buonasera. Ciao. Allora, la prima menzione, eh, diritti in costruzione, al tema emergente. Ricky, chi vince? Miltown. Miltown. Terry Arsenal. Terry, yes, <ride> il premio. This is for you. <ride> Prima di dare la parola all'autrice, eh, Ricchi o il professore, come volete voi, volete leggere la motivazione? Spaziando tra aneddoti familiari e ricerca scientifica, Milltown è un libro inchiesta e memoari insieme che riflette con rigore e passione sulla vita di una piccola comunità. A questo testo va la menzione speciale dedicata al tema emergente perché ci esorta a sensibilizzare i poteri politici ed economici, ad aggiungere un tema all'agenda pubblica globale. La salvaguardia della salute e dell'ambiente, pur nella consapevolezza che la transizione ecologica deve essere giusta, capace di difendere il lavoro e tutelare il lavoro e il benessere economico. All Grazie. Kerry, <ride> yeah. vuoi aggiungere qualcosa? Sì, ho dimenticato purtroppo l'auricolare per sentire che cosa mi ha detto, ma sicuramente è stato bellissimo. Me lo diranno dopo. Posso scrivere qualcosa? Okay. Ho scritto qualcosa, appunto. Vorrei dire giusto questo: è speciale, appunto. Le storie fanno tanto, possono rivelare disuguaglianze, battaglie, possono aiutare a far emergere le persone invisibili e possono mostrare quello che le persone normali possono affrontare di straordinario tutti i giorni, ma penso che le persone debbano leggere storie come le nostre per insistere sul fatto che i governi possano fare cambiamenti significativi all'interno del sistema, come hanno fatto i sindacati oggi in Italia, chiedendo un pari trattamento per le donne. Ho quasi finito. Quando facevo ricerche per il mio libro mi sono chiesta ma perché non si possono creare dei sottoprodotti meno tossici dalle cartiere? No, perché costa, perché manca la tecnologia, perché i consumatori non lo chiedono. E quindi immaginiamo che mondo potremmo avere se solo cambiassimo le nostre pretese, le nostre esigenze. Thank you so much. Grazie. <ride> Nana, il, la seconda menzione speciale è eh, il premio asseg assegnato dalla giuria di lettrici e lettori che hanno potuto votare tra i cinque libri finalisti attraverso i siti del gruppo Feltrinelli e scegliere il loro eh, libro preferito. Chi vince? La costituzione è rivolta a cura di Molly Smith e Juno Mac. Juno, è presente una delle due attrici, Juno Mac. Congratulazioni per consegnare il premio. Thank you very much. You want stay. Um, I don't, I didn't a non ho preparato un discorso, like Oscar, yeah. so. è un po' come agli Oscar. Um, uh, Sono of, uh, molto um, felice, felice di ricevere questo premio anche per conto di Molly Smith. È sorprendente ed è bellissimo ricevere un riconoscimento in uno spazio come questo mi fa sentire come se quello che dovrei dire in realtà dovrebbe essere qualcosa di molto semplice rispetto a questo movimento che è vecchio come il mondo in realtà sento che molte persone stiano iniziando a capire la questione anche appunto leggendo il libro penso che non è Importante, tanto il fatto di essere riconosciute, ma di avere un riconoscimento del nostro lavoro, della nostra situazione. Ovviamente ringraziamo la casa editrice e anche la traduttrice, che per quanto ne posso sapere ha soltanto reso il mio libro migliore, il nostro libro migliore. Quindi grazie ancora per questo riconoscimento. Yeah. Thank you so much, grazie, grazie Nada, grazie, grazie Ricky. Prof, aspetta un attimo, fai un ricordo di Inge Feltrinelli. Un ricordo di Inge Feltrinelli, sì, è una di quelle persone che quando incontri, a chi ha avuto la fortuna di incontrare, ha scompaginato spesso la testa e questo è il maggior eh, pregio. Ci ha segnato profondamente, a cominciare dal fatto che le tende in casa nostra sono quasi sempre arancione o giallo, ci ha abituato a ridere e a dire con leggerezza cose importanti che toccano i valori fondamentali, ci ha imparato, ci ha insegnato che è bella una vita in cui si ride, si canta, si è contenti, ma si lotta tutti i giorni. Grazie, grazie Ricchi, grazie. Grazie mille, Elena. Giù è peggio che su. Ah, beh, sì, eh. spero, non lo <ride> mettiamo. <ride> Elena, vieni vicino a me. Adesso siamo proprio.. Siamo alle battute si, conclusive. Siamo remeschi, siamo quasi. C'è il premio, chiediamo... A Carlo Feltrinelli, presidente del gruppo Feltrinelli della Fondazione Feltrinelli, e ad Alessandra Carra, amministratrice delegata del nostro gruppo, di raggiungerci. Diamo il premio a Carlo. Alessandra ci raggiunge. Buonasera, Alessandra, con la notizia che tutti attendono e con il cartoncino della motivazione. Chi vince la categoria diritti in costruzione della prima edizione del premio Inge Feltrinelli? Allora, prima di tutto posso ringraziare veramente, tutte le autrici sono straordinarie, è stato difficilissimo per noi della giuria, quindi diamo un premio uno abbracciando tutti, eh, perché tutte hanno dato testimonianza di storie, di realtà molto importanti e ci hanno probabilmente segnato tutti noi della giuria. Ma un nome andava scelto ed è Waietu Moore, i draghi, il gigante, le donne. Congratulazioni. Carlo, very happy. il premio? Il premio. <ride> Mica volevi tenertelo tu il premio? <ride> sì, adesso ci, Alessandra ci dice la motivazione e poi diamo il microfono a voi. Te e tu. questo premio va ai draghi, il gigante e le donne perché la parabola della protagonista è costellata di lotte. Oyetu ci regala una storia quasi inedita dal punto di vista letterario sulla guerra civile che ha insanguinato la Liberia tra gli anni 80 e 90, ma ci costringe anche a fare i conti con il razzismo sistemico che riguarda anche le società apparentemente più progressiste. Una storia di guerra e di fuga, che pure ha la grazia di una fiaba. Oyetu rappresenta una voce importante sulle trasformazioni di un mondo, quello africano, dove le donne vanno sempre più conquistando forza e potere. Mostrando un, un protagonismo straordinariamente vitale. Thank you very much. Volevo congratularmi con tutte le donne in prima fila. Buon 8 marzo a tutte quante. Bisogna sempre trovare un equilibrio tra il cuore e tutto il resto che accade a livello personale nelle nostre vite vi prego continuiamo ad andare avanti grazie al premio feltrinelli il mio ringrazio anche la mia casa editrice e tutti quelli che hanno collaborato a tutte le donne i piccoli bambini della mia famiglia tutte le donne le giovani donne che purtroppo sono assenti dalle conversazioni eh, nel mondo, in situazioni molto difficili. Abbiamo visto eh, storie veramente incredibili. Grazie, grazie a tutti. Grazie Alessandra, grazie Carlo. Thank you so much, a Moore, vincitrice della prima edizione del premio premio La scaletta scaletta serve serve più perché no. abbiamo finito. Allora, finito. Ehm, io volevo dire due cose in chiusura. Grazie a Elena Janecek Grazie per lei. aver accettato di accompagnarci in questa serata. La registrazione di questa serata sarà disponibile da questa notte sul sito della Fondazione Feltrinelli e quindi chi vorrà rivederla lo potrà fare da domani. La seconda edizione del premio Feltrinelli verrà presentata durante il prossimo salone del libro di Torino perché noi continuiamo. Buona serata a tutti, buonanotte, arrivederci, grazie. Grazie, grazie, grazie a tutti gli organizzatori, grazie a tutti i ragazzi della Fondazione Feltrinelli, grazie al gruppo Feltrinelli e abbiamo lavorato come una grande famiglia ed è stato bellissimo. Grazie e grazie a queste meravigliose autrici, così tutte quante che si sentono subito un, di appartenere a, un, a una lotta condivisa. Che è meraviglioso. Grazie. Grazie. Buonanotte.